Buonasera a tutti. Io ho un punto in comune con Woody Allen. Quando sento parlare delle malattie mi sento tutti i sintomi, quindi se il tuo problema, Ilaria, era che la gente si dimenticasse in 5 minuti, il mio problema adesso sarà dimenticarlo, perché già volevo andare a fare l'esame del sangue mentre parlava Monio Vario, quindi se non sentite più la voce, forse non è il microfono, sono io che potrei avere qualche problema. Bene. Io ho cominciato a preparare questa presentazione 30 anni fa. Ho cominciato a prepararla 30 anni fa grazie a mia sorella, che era più piccola, quindi non andava ancora a scuola, e anche quando ho cominciato ad andare a scuola aveva qualche problema con la matematica, e quindi preferiva che le traducessi in un termine che lei riuscisse a comprendere i valori che vedeva come 10.000 lire, 50.000 lire, 5.000 lire, che in effetti sono dei valori astratti. La soluzione che aveva trovato era di scaricare il lavoro su di me, evidentemente, come convertitore di valuta, e la valuta da lei scelta erano i calippi, quindi dei ghiaccioli, dei gelati, che lei però conosceva bene, quindi mentre 10.000 lire non voleva dire niente, 50 calippi o 30 calippi era un'unità importante. Tra l'altro la paghetta le serviva, che era mensile o bisettimanale, tradotta in calippi le permetteva anche di tenere il conto, quindi funzionava bene. Questa cosa che sembra ridicola o banale in realtà è un processo molto interessante, perché ha permesso di andare a capire che cosa c'è dietro un prodotto, perché certi prodotti hanno un valore più alto di altri, e poi capire se per noi questo valore funziona. Una delle domande che non sono mai, ci sono state molte domande complicate che siamo riusciti a risolvere con la teoria dei calippi, per esempio che quando si passava in Marocco, per esempio, bisognava passare al calippo marocchino, perché c'era delle unità completamente diverse, ma c'erano delle domande a cui non sono mai riuscito a dare una risposta soddisfacente. Per esempio, come fosse possibile che un frutto che veniva coltivato e che doveva arrivare dall'altra parte del mondo, come una banana, costasse come una mela, avesse lo stesso valore di una mela che poteva essere coltivata a 50 metri da casa nostra. Uno dei problemi che avevo nello spiegarlo ha creato per me un trauma, per cui ho continuato a ragionare sul valore dei prodotti, per cui addirittura è diventata parte del mio lavoro. Ho affrontato evidentemente il tema con strumenti sempre più sofisticati, si spera. Una delle cose che vorrei farvi vedere è questa. Questa parte del mio lavoro di andare a guardare i prodotti nel loro ciclo di vita, cioè come sono fatti, le fasi del loro processo, eccetera, eccetera, permette di capire tante cose, come dicevo, e guardando non solo il valore in euro, ma il valore energetico che sta dietro ad ogni fase del prodotto. Qui vi ho riportato l'esempio di un prodotto alimentare, di cui adesso non metto il nome, che ho analizzato negli ultimi anni, e vedete che siamo andati a calcolare questo rapporto, l'energia che questo prodotto ci dà nel momento in cui lo mangiamo, l'apporto energetico, il valore energetico di un cibo, e l'abbiamo paragonato all'energia che abbiamo dovuto mettere per fare questo prodotto, per trasportarlo, per fare il packaging, per coltivarlo, eccetera. Bene, la cosa interessante, se vedete quel pallino più piccolo che c'è a destra, è che il rapporto tra l'energia spesa per fare questo prodotto e portarcelo nel piatto, paragonato a quello che poi ci fornirà, è di 180. Quindi c'è una stima di grandissima inefficienza di quello che stiamo facendo. E quello che vedete lì è che in realtà siamo passati da una società preindustriale in cui questo valore era vicino a 1, quindi l'energia del nostro sistema alimentare, quindi che ci ritornava dal nostro cibo, era pari più o meno a quella che avevamo messo per portarcela nel piatto, siamo passati ad un valore in poco tempo, perché stiamo parlando di un secolo, ad un valore che è comunque superiore a 100, quindi siamo diventati molto inefficienti. Guardiamo cosa succede in natura. Quando un ghepardo ha fame, e sono chiusi i supermercati, deve cacciarsi direttamente la preda. È meglio per il ghepardo che abbia installato un software che gli permette di valutare il tipo di preda, il tipo di terreno e tutte quelle variabili che gli permettono di capire se l'energia che spenderà per andare a prendere quella preda, insomma questa deve essere per forza inferiore, al massimo uguale a quella che poi otterrà mangiando la preda. Se questo software non funziona, il ghepardo avrà vita breve. Quindi per il ghepardo il valore dell'efficienza è pari al valore della propria vita.
Nel nostro sistema, invece, che è quello che vedevamo prima, noi addirittura non siamo a 1, siamo a 150, siamo a 180 e neanche ce ne accorgiamo. Come mai? Una delle prime risposte, la più semplice, è su chi fa cosa. Mentre il ghepardo se lo deve andare a prendere da sola, la preda, noi demandiamo a qualcun altro di fare il prodotto. E questo qualcun altro non sono semplicemente altre persone che fanno al nostro posto il lavoro, ma sono soprattutto combustibili fossili. Il trasporto, per esempio, non lo fanno delle persone che ci portano le banane, ma lo fa il combustibile che viene bruciato per muovere l'aereo o la nave. Quindi abbiamo guardato un prodotto piccolo e vedere come nel valore di un prodotto piccolo ci possono essere delle cose strane, poi ho voluto provare a guardare dei valori molto grossi, il valore più importante che mi hanno insegnato da piccolo, il valore della vita, e anche qui ho visto che c'è un'incoerenza, c'è qualcosa di strano tra quello che ci aspettiamo e quello che in realtà praticamente si trova. Facciamo fare senza andare a guardare molto lontano, nei nostri paesi, noi civiltà evolute, facciamo molta fatica a metterci d'accordo, anzi non riusciamo a metterci d'accordo per pagare i 15 centesimi che sono il costo di produzione delle medicine anti-HIV per salvare delle vite africane. Oppure ho provato a guardare come valutiamo la natura, il vero valore che diamo alla natura. Basti un esempio. Nel caso del disastro che c'è stato nel Golfo del Messico, quindi della petroliera della BP e della Marea Nera, c'è un dato che secondo me va ricordato, che è quello più vergognoso. L'autorità preposta aveva messo un limite massimo al risarcimento che queste compagnie erano tenute a pagare in caso di disastro, un limite massimo a 15 milioni di dollari. Ora, se avete visto le varie stime possibili dei danni che sono stati fatti, si parla dai 25 ai 40 miliardi di euro, quindi di dollari, insomma, delle cifre completamente superiori. Ma il mio punto non è tanto questo, è che quando si parla di queste cifre, ancora una volta, si sta guardando solo il costo che serve per i soldi che servono per ricostruire delle case o dei mancati guadagni, ma si valuta zero la vita di tutte le specie vegetali e animali che sono state uccise. Sembra quindi facciamo molta fatica a dare valore all'ecosistema. Come mai? Forse per una mancanza di comprensione, perché non sappiamo tante cose, per esempio non riusciamo a capire i servizi ambientali che ci offre l'ecosistema, che sono di tanti tipi, di approvvigionamento, quindi il cibo, come i pesci che peschiamo, la legna che ci viene dalle foreste, sono servizi di regolazione, come quello di regolazione del clima, sono servizi culturali, io vado in montagna, sono subacqueo, la bellezza dell'ambiente in cui andiamo è una parte importante della nostra vita, è un servizio che ci viene offerto. E qui mi è nato il problema, il dubbio. Se non copiamo delle cose e gli diamo poco valore, tendenzialmente queste cose fanno una brutta fine. E infatti questo è il risultato un po' sintetico del Millennium Assessment Report dell'ONU, che è andato a guardare tutti i servizi ambientali, quindi offerti dal nostro ecosistema, e guardarne la condizione. E si è visto che più del 60% di questi sono già degradati o comunque consumati in una maniera insostenibile, che non durerà nel futuro. C'è una caratteristica in particolare che non riusciamo a capire, o che non capiamo bene, evidentemente, è che questi servizi ambientali hanno una serie di caratteristiche che li rendono particolarmente preziosi. Una è la non linearità, cioè, vi faccio un esempio concreto, questo è un grafico che vi fa vedere la quantità di pesce pescato nei mari del nord anno per anno. Vedete che si è pescato sempre di più, finché a un certo punto, in pochissimi anni, si è arrivati a zero. Non c'è stata una decrescita lenta, si è passati da un picco incredibile a zero. Non mi dilungo su questo perché è un discorso molto interessante, ma qui non ho il tempo, ma questo viene dalla nostra incapacità solita di conoscere e guardare la natura per come veramente funziona. Noi siamo abituati a una interpretazione lineare della natura in cui a piccole sollecitazioni, a piccole azioni corrispondono piccole reazioni. Questo funziona se sono in mezzo al tavolo, ma se solo sono già sul bordo di un tavolo, a piccole azioni possono corrispondere azioni importanti. Tanto era morto, quindi non vi preoccupate.
Ora vorrei passare a un pezzo di ecosistema in particolare col quale ho lavorato negli ultimi 10 anni e che offre appunto dei servizi incredibili. Evidentemente non sto parlando della ragazza, sto parlando della foresta dietro. La parte di ecosistema foresta offre dei servizi ambientali, che era quello che cercavo di spiegare prima. Tra questi ci sono l'assorbimento della CO2, c'è la conservazione della biodiversità, degli animali che ci abitano come habitat, e c'è anche la bellezza, per esempio. Se fate fatica a capire cosa vuol dire la bellezza, in quanto valore, il valore che abbia la bellezza come servizio, immaginatevi di avere una casa, di avere pagato una casa o un hotel e di averla in un posto bello e in un posto brutto. Poi vedete che la differenza di valore di quella casa è esattamente pari al valore del servizio ambientale bellezza. Costa Rica è un paese in America Latina, ha una caratteristica particolare, ci sono un sacco di foreste di vario tipo e c'è una caratteristica molto interessante che è la massima densità di biodiversità delle foreste che lì ci sono, cioè a parità di superficie, nelle foreste del Costa Rica ci sono più specie animali e vegetali che in qualunque altra parte del mondo. Costa Rica non è un paese ricco, o perlomeno a livello economico il PIL non è particolarmente elevato, quindi una sfida c'era da cogliere, quella di far alzare, far girare più soldi, far arrivare più soldi, però preservando questo capitale naturale. Molto spesso le scelte che noi facciamo sono di svendere questo capitale naturale per ritrovarsi poi dopo qualche anno con pochi soldi e senza niente. Una delle scelte che è stata fatta qui è stata quella di provare a cambiare il paradigma, di provare a dire se è vero che la natura ci offre questi servizi, se è vero che questi servizi hanno un valore, bene, bisogna ufficializzarlo, bisogna quantificarlo e qualcuno dovrà pagare. Io ho partecipato personalmente a questi lavori con la Ekete e con il progetto Impatto Zero e sono successe delle cose veramente interessanti negli ultimi 10 anni. La prima è che Costa Rica è diventato il pioniere un po' di tutta l'America Latina, compreso il Brasile, poi ora anche in Africa, nel Madagascar, ha portato dei modelli che ora vengono replicati da tutte le altre parti e ha fatto delle scommesse che oggi si vedono anche in soldoni. Voglio farvi vedere, per esempio, queste pubblicità. Che cosa vuol dire investire il capitale naturale invece che spenderlo? Per esempio, che oggi una delle prime fonti del PIL del Costa Rica è il turismo, quindi qualcosa che porta dei soldi, ma un turismo in cui i milioni di turisti che arrivano vanno a pagare un biglietto nei parchi naturali per vedere le bellezze che lì ci sono. Quindi stanno portando delle risorse che, guarda caso, servono a mantenere quel capitale naturale e non a svenderlo. Costa Rica ha avuto delle visioni, quello che in particolare in questo momento è il vicepresidente, che per me è un grande amico, ha avuto una visione forte. Oggi Costa Rica ha scelto di essere entro 10 anni il primo paese a impatto zero o con un bilancio di carbonio, di emissioni di carbonio pari a zero, cioè va a ridurre tutto quello che può e poi deve e vorrà, perché questa è stata la dichiarazione, andare a mantenere un capitale naturale come le foreste capace di riassorbire tutte le sue emissioni in modo che il bilancio sia pari a zero. A noi questo progetto evidentemente è piaciuto molto, l'abbiamo portato in Italia. Ormai 10 anni fa, quindi un'era geologica fa, parlando di queste cose, e portandoli in Italia, evidentemente abbiamo avuto il problema che la gente qui è stata un po' più di coccio, soprattutto 10 anni fa, su queste cose, quindi anche la comunicazione è diventata un pochino più basic, probabilmente, rispetto a come si è potuto fare là. Vi faccio un esempio concreto, perché io sto parlando di cose che per me, insomma, sono pane quotidiano, quindi non vorrei aver perso qualcuno. Ogni volta che si fa un evento, un prodotto, una qualsiasi attività, ci sono delle emissioni. Se si vuole essere coerenti con quello che si diceva prima, cioè la natura, l'ecosistema ha un valore, se si vuole essere coerenti bisogna ridurre gli sprechi per quanto possibile e poi pagare anche il costo ambientale di quello che si sta facendo. In questo evento, per esempio, le emissioni, oltre ad aver ridotto gli sprechi, sono io il responsabile del fatto che ci volevano mettere gli organizzatori dei menu incredibili, dei buffet fuori, però io sono stato più minimalista proprio perché dovevamo ridurre gli sprechi e gli abbiamo valutate queste emissioni che sono rimaste e abbiamo poi pagato il costo ambientale valutandolo
in 1100 metri quadri di foresta che riescono in 5 anni a riassorbire le nostre emissioni, quindi per essere per non contribuire all'effetto serra e conservare il capitale naturale che stiamo usando in questo momento. La cosa interessante è che questo l'abbiamo fatto con un progetto che ha un'ufficialità, c'è un governo come quello di Costa Rica e poi quello di Panama e poi oggi quello del Madagascar che emette e vende dei certificati di servizi ambientali, quindi ha ufficializzato i servizi ambientali offerti per esempio dalla foresta e ha messo in piedi tutto questo sistema. Mi avvio alla conclusione. La prima considerazione che vorrei lasciare è l'importanza della comprensione, della consapevolezza. I testi buddisti dicono che la chiave di tutto, se si riesce a essere consapevoli perlomeno delle cose, poi ci sono dei sistemi di autoregolazione per cui magari non sprechiamo o viviamo in una maniera diversa. E quindi proviamo a immaginarci delle etichette, per esempio, sui prodotti che compriamo, che ci diano evidenza di quell'energia che dicevo prima, quando parlavamo di un prodotto che era 180 volte superiore all'apporto energetico del prodotto. Io non sto assolutamente dicendo che non bisogna nei nostri paesi mangiare la frutta che viene dall'altra parte del mondo. Sto dicendo che è un peccato che la gente non riesca neanche a valutare o a sapere che dietro a quel prodotto complesso, particolare, c'è stato tutto questo lavoro. Probabilmente se lo sapesse lo gestirebbe, lo sprecherebbe meno, lo gestirebbe in una maniera diversa. Il salto logico seguente è quello che facevamo prima. Immaginate un paese, un sistema economico in cui ogni prodotto, attività per essere sul mercato, oltre ad aver fatto la riduzione degli sprechi, deve anche aver ripagato il proprio costo ambientale, cioè deve avere conservato il capitale naturale che è necessario per poi farlo, quindi per poter andare avanti all'infinito. E questa è l'ultima slide in cui vorrei prendere un pochino tutti gli ingredienti e fare la torta. La prima considerazione è sulla scelta che noi vogliamo fare. Se è vero che per fare qualsiasi attività o prodotto serve del capitale economico, serve del capitale umano e del capitale naturale, credo che sia difficile mettersi a discutere su quale sia il fattore limitante oggi o veramente strategico nei prossimi anni. È sicuramente il capitale naturale, non ci mancheranno certo le persone o i soldi. Se questo è vero, e bisogna fare delle scelte, bisogna dare valore a delle cose e poi però essere coerenti. Quindi la prima considerazione è essere consapevoli che il valore che diamo oggi alle cose, non a parole ma concretamente, il valore che diamo oggi alle cose condiziona il nostro futuro. Le cose a cui daremo valore fioriranno e le altre avranno qualche problema. La seconda considerazione è che se ci dobbiamo immaginare un mondo che mette veramente al primo posto il capitale naturale, che veramente lo vuole valorizzare e conservare, come dicevamo prima, devono cambiare tante cose. E quindi qui vi voglio dare solo qualche spunto, senza dilungarmi, anche perché ho 30 secondi. Bisogna immaginarsi un mondo in cui la fiscalità, per esempio, è completamente diversa. Invece che andare a tassare le persone o il capitale, diventa sicuramente più interessante tassare e quindi penalizzare gli sprechi o l'utilizzo di capitale naturale. Bisogna immaginare una ricerca diversa. Io mi immagino per esempio delle città laboratorio che diventino dei laboratori, degli incubatori di accelerazione tecnologica su tecnologie che sostituiscono i servizi ambientali o che vanno a diminuire il nostro impatto con una marcia completamente diversa. Mi immagino dei media che, oltre a parlarci di Fabrizio Corona, o per ogni minuto che si parla di Fabrizio Corona, siano obbligati a parlare anche di queste cose, magari a passare un TED Talk o un film di Hollywood. Quindi io sono consapevole che questo è un mondo molto diverso da quello in cui viviamo, però sono anche consapevole che è quello in cui vorrei vivere, per cui vorrei lavorare oggi. Grazie.